Ciao, voglio. Vedete quanti video vi sto facendo, vi sto avvisando. Quello che accadrà fra qualche mese. Inflazione, crollo. Voi ancora non ci credete, perché siete ancora addormentati, perché volete ancora riporre fiducia in cosa? In Draghi o nel Presidente della Repubblica? Sapete cosa dice l'articolo 11 della Costituzione? Sprezzo verso la guerra, se non in caso di difesa. Invece noi stiamo aiutando l'Ucraina, noi, loro, aumentando che cosa? Aumentando i prezzi. L'inflazione ci sarà. Cosa farai per proteggerti? Per proteggere te e la tua famiglia. Vedete quanti video vi sto facendo perché siamo agli sgoccioli. Oppure per quanto riguarda il governo che ha fatto una deroga temporanea per quanto riguarda il riconoscimento alle qualifiche professionali sanitarie per i medici ucraini, mentre i nostri medici sono sospesi, licenziati dallo Stato. Cioè, capite che se si accetta tutto ciò, il danno è inevitabile. Volete dormire? Non volete informarvi? Il 6 marzo o il 5 marzo c'è stato il crollo più basso dell'euro. Vedete quante volte vi sto avvisando? Quando vi troverete, invece, dinanzi al buio, sarà troppo tardi. Sarà troppo tardi. Vedete quante volte vi sto avvisando? Perché la gente ancora dorme, ancora pensa a quello che c'è stato fra 2 anni, fra poco tolgono. No, dovete fare in modo di essere sempre vigili e attenti. Ma ancora si crede a questo governo che non ci rappresenta, che non rappresenta il volere del popolo. Sono abusivi, si sono messi lì. Voi non vi state rendendo conto ancora. Soltanto ora per il caro benzina. Presto arriverà ovunque, nei vostri conto correnti, sulle materie prime. E quando l'euro non avrà valore per potere di acquisto, che cosa farete? Vedrete quante volte vi sto avvisando. Non mi resta che aspettare. Aspettare. E osservare, vedere in silenzio. Perché del resto poi a volte credo che un popolo meriti i suoi governanti. Non c'è altra risposta. Ciao, voglio.